Il mondo ha un solo problema, la persona umana. La persona umana ha un solo problema, un problema affettivo esistenziale. Si sente sola. La solitudine iniziale, che deriva dalla scelta ancestrale d'origine, l'uomo ingannato da Satana, ha rifiutato Dio, si è allontanato dall'amore e dall'armonia, dalla luce e dalla vita. Col tempo è diventata una solitudine essenziale, cioè che fa parte del nostro essere. La terribile sofferenza provocata da questo malessere profondo ha sconvolto lo spirito umano e l'ha proteso verso ogni forma di deviazione, stortura, ingiustizia e inganno. La persona umana, comunque creata e determinata dal padre alla compagnia e all'affetto, cerca di sanare questa ferita mortale e di riempire questo vuoto attraverso rimedi ed espedienti di ogni tipo. Per riempire questo vuoto non puoi e non vuoi usare l'amore vero, perché l'hai rifiutato e rinnegato. Allora tu stesso, vittima di vittime, cerchi di risolvere questo abisso col contrario dell'amore, che non è l'odio, ma il possesso. E in tutti i modi, anche calpestando il rispetto e la libertà degli altri, cerchi di possedere qualcuno o qualcosa. Il possesso ha tre esche per attirare la sua preda, che sono anche le tre catene con cui la tiene legata: piacere e vanità, potere e invidia, magia e mistero. Sono le tre armi del possesso per arrivare ad ottenere ciò che vuole. L'indifferenza e l'odio nascono molto dopo la scelta di possedere. Possedere ti spinge a fare cose di cui ti vergogni e che vuoi nascondere anche a te stesso. Per possedere cose o persone che non riesci a raggiungere o che non ti desiderano, sei costretto a diventare aggressivo e violento. Quante cose fai in un giorno per possedere e per non perdere la stima, la curiosità, la riconoscenza, l'affetto delle persone? Quanti minuti al giorno riesci a vivere fuori da questo gioco del possedere? Questo è il gioco che ti sveglia al mattino. E non c'è paura più grande che l'uomo conosca che perdere ciò che possiede. A questo punto, qualsiasi sia la tua educazione o la tua morale, il male che fai fa nascere in te il senso di colpa che ti soffoca, con il senso del fallimento di te. Questa sensazione di fallimento produce nella mente pensieri di vuoto e disperazione. La sfiducia in te stesso gonfia così tanto il tuo io da farti scoppiare, scaraventandoti fuori di te. La prepotenza e l'arroganza che ne derivano ti allontanano dall'umiltà e dalla semplicità, gettandoti nell'indifferenza e nell'inedia. Poi nasce la rabbia, perché non capisci chi ti ha lasciato così solo. Rabbia per te, perché ti sporchi l'anima e il corpo, ti comprometti continuamente senza guadagnare infelicità. Rabbia per gli altri, perché nessuno ti capisce, ti comprende. Poi arriva la violenza, perché devi farla pagare il più possibile a qualcuno, e cominci da te, per questo senso di frustrazione, di colpa, che non farà altro che alimentare la sfiducia nella vita, tramutando l'esistenza in una specie di castigo in cui non si paga mai abbastanza. Allora non resta che chiuderti a tutto e a tutti, perché tutto davanti a te è un nemico e un traditore. Chiudi ogni comunicazione con l'esterno, ma anche con il tuo cuore. Questa chiusura totale è l'ennesima spinta nell'abisso della solitudine. E il cerchio della solitudine riparte. Le guerre non cominciano mai nei campi di battaglia, finiscono nei campi di battaglia. La guerra è in noi stessi. Se lontani dall'amore di Dio e contro l'amore di Dio, vogliamo fare da soli. L'intera storia umana, cultura, leggi, abitudini, politiche, economie, è un continuo affannarsi per cercare di scappare in tutti i modi da questa morsa della solitudine. Da questo cerchio si può uscire? Sì, ma solo se si conoscono e si mettono in pratica
i passaggi di una precisa procedura. Astenersi dal giudicare. Imparare ad accettare il presente, che non significa mai in nessun modo sottomettersi e rassegnarsi, ma semplicemente accettare quello che è, senza ostinarsi in ciò che dovrebbe essere. Predisporsi alla gratitudine, predisporsi alla gratuità. Questa è la via d'uscita dalla solitudine. Nella vicenda della croce di Gesù c'è tutta questa meravigliosa procedura. Gesù non giudica i suoi aguzzini. Gesù accetta il presente, l'assurda violenza della croce, ma non si sottomette, non è rassegnato. Anche in croce è predisposto alla gratitudine e alla gratuità, al dono totale di se stesso e della sua vita per la nostra salvezza. Questa è l'unica forza che ci può far uscire dal cerchio della solitudine e della morte che Satana ha inventato per imprigionare i figli di Dio. La morte e la risurrezione di Gesù sono la nostra chiave di salvezza per uscire da questa gabbia infernale quasi perfetta. Non essere amato è una disgrazia. Può succedere e non dipende sempre da te. Decidere di non amare è una maledizione e dipende esclusivamente da te. Giovanni, al capitolo 14 del suo Vangelo, riporta queste parole di Gesù: «Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi, pregherò il Padre ed Egli vi darà un Consolatore, lo Spirito della Verità, perché rimanga sempre con voi. Voi lo conoscete perché abita in voi e sarà in voi». Gesù ci invita ad amarlo tanto da sconfiggere ogni timore. Questo ci porterà a seguire il suo comando: amare il nostro prossimo come lui ha amato noi. Ci aiuterà a non dubitare mai che lui e Dio Padre ci possano abbandonare anche un solo istante, al di là di ogni segno contraddittorio della vita. Dio abita in noi se lasciamo entrare il suo Spirito e non dubitiamo di Lui. Sentire che Dio ci ama in modo così consolante ci eviterà un sacco di umilianti surrogati, ci guiderà a non pensare mai che Dio ci ama nella misura dei nostri meriti, ma solo per amore gratuito. Quest'amore gratuito ci spingerà ad amarci tra di noi per trasmetterci fiducia e tolleranza, vivendo la gratuità in tutte le nostre azioni, scelte e pensieri. La gratuità è il vocabolario di un nuovo linguaggio da ripensare e inventare nella forma e nei modi. Se ti senti amato da Dio e circondato dalla sua luce, non hai più paura di essere solo. Se ti senti importantissimo per Dio, la gratuità e la gratitudine diventeranno la tua vita stessa.